Vuoi il meglio per la tua auto? I tutorial li stai già guardando. Così la scelta giusta per i buoni affari è comprare sull'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi le pastiglie Bulk usate in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva d'apertura del cofano. E aprilo. Apri il serbatoio del liquido dei freni. Svita i dadi delle ruote posteriori. Per cambiare le pastiglie dei freni posteriori su questa auto bisogna rimuovere le ruote per avere un accesso completo. Solleva la parte posteriore dell'auto. Appoggia l'auto sui cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Poi sblocca il freno a mano, altrimenti non sarai in grado di procedere. Usa una chiave inglese da 13 per sbloccare le due bussole guida. Finisci di svitare a mano. Rimuovi la pinza. Rimuovi le pastiglie, facendole scorrere via dal disco. Puoi aiutarti con un cacciavite. Bisogna verificare la scorrevolezza delle bussole guida e lo stato delle viti stesse e della gomma di protezione. Se sono usurate, conviene sostituirle. Utilizza una spazzola metallica per pulire le cuffie antirumore. Usa un cacciavite piatto per rimuovere le molle antirumore. Usa una spazzola metallica per pulire il supporto delle pastiglie. In tal modo sarà più facile rimetterle a posto. Monta gli antirumore sul supporto. Ok ragazzi, se possiamo proporvi questo video, farvi risparmiare e anche grazie al nostro partner Mister Auto. Se anche voi volete sostenerci e acquistare i ricambi per questa operazione, andate a visitare il loro website. Dai, torniamo al lavoro! Trovi i pezzi e i prodotti bulk utilizzati nel video sul sito di Mister Auto e nel link nella descrizione. Prendi le nuove pastiglie. Spalma del grasso ramato sulle estremità delle nuove pastiglie. Inserisci le nuove pastiglie nel supporto, facendole scivolare dentro. Spingi il pistone. Per questa operazione è indispensabile avere un arretratore di pistoni, un attrezzo specifico che permette di spingere il pistone ma anche di farlo ruotare su se stesso per riarmare il sistema di recupero di gioco del freno a mano. Assicurati che la tacca sul pistone coincida con il perno sull'inserto. Ora sostituisci la staffa. Utilizza i bulloni ruota in dotazione con il kit. Riavvita la parte superiore della colonna fino a farla toccare. Procurati l'ammortizzatore di vibrazioni. Con un cacciavite a taglio, solleva il coperchio di gomma.
Inserisci una punta Torx T30 nell'incavo dell'ammortizzatore di vibrazioni, quindi svita il bullone ruota con una chiave inglese da 13. Inserisci il nuovo bullone ruota inferiore, quindi riavvitalo. Quindi riavvita il bullone ruota inferiore. Termina di avvitare usando una chiave dinamometrica. Ripeti l'operazione dall'altra parte. Dopodiché rimonta le ruote. E fai scendere l'auto. Prima di riaccendere l'auto, ricorda di riavvitare il tappo del liquido dei freni. Attenzione! Prima di tornare a usare l'auto, accendila e spingi il pedale del freno per riavvicinare le pastiglie al disco. Guida tranquillo e senza brusche frenate i primi 50 km per non cristallizzare le nuove pastiglie. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Usetool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.